Si parla di gioco d'azzardo tutte le volte che si scommettono denaro ed oggetti di valore in modo irreversibile, con esiti imprevedibili e con la possibilità di ottenere vincite di valore superiore. Le scommesse avvengono principalmente su slot machine, videolotterie, giochi online, scommesse ippiche e sportive, bingo, giochi di carte, lotto e superenalotto, totocalcio, totogol e gratta e vinci. Nonostante sia difficile riportare delle stime accurate, si è certi che il gioco d'azzardo coinvolga tutte le fasce d'età, di genere e ceto sociale. È importante ricordare che il gioco d'azzardo è per legge vietato ai minori, anche se il numero di giocatori sotto i 18 anni continua a crescere. Normalmente si comincia perché può essere divertente se moderato. L'invitante possibilità di vincere grandi fortune con un minimo investimento rappresenta una sfida alla fortuna. Non solo, molti giocatori sono influenzati dalle aspettative sociali promosse dai media e altrettanti lo considerano un'efficace forma di evasione dal quotidiano. La dipendenza insorge grazie al senso di eccitazione, autostima, onnipotenza e dal parziale recupero dei soldi investiti. Questi fattori concorrono a creare un legame mentale con il gioco e l'illusione di poter vincere sempre e sempre di più. A questo si aggiungono anche il senso del controllo e il pensiero magico, l'idea di poter influenzare la realtà e o padroneggiare il futuro secondo i pensieri e i desideri personali. Purtroppo la maggior parte dei giochi d'azzardo sono concepiti per limitare le vincite, differentemente da qualsiasi nostra influenza. I segnali che ci allertano di una pericolosa dipendenza sono insolita mancanza di denaro, richieste di prestito inspiegate, cambiamenti di umore, perdita degli interessi, scarsa resa nello studio e nel lavoro e controllo ossessivo dei risultati sportivi e delle estrazioni. Le conseguenze sono difficoltà relazionali, problemi famiglia, divorzi, perdita del posto di lavoro, attività illegali e problemi giudiziari, strumentalizzazione dell'amicizia, stress, depressione e istinti suicidi. Ad esempio, le probabilità di fare un 6 al Superenalotto sono 1 su più di 622 milioni, decisamente inferiore a quelle che escano a scala reale massima, a sua volta inferiore a quelle di fare un incidente aereo e a quelle di un asteroide che colpisca la Terra. In Italia nel 2016 si sono giocati 95 miliardi di euro, di cui solo 10 rientrano nelle casse dello Stato, l'equivalente di 1.583 euro per persona. In Piemonte la spesa media è stata di 840 euro, nel comune di Torino 886 euro per persona, in quello di Rivoli 2.600, anche se l'area è ridotta è ridotto il numero dei dispositivi. Il web ha ampliato le possibilità di poter giocare ovunque e a diversi giochi su uno stesso dispositivo, ha garantito l'anonimato e rafforzato l'illusione che utilizzando una carta di credito non si stiano spendendo davvero tanti soldi e facilitato l'accesso al gioco ai minori. La dipendenza tra minori è più che mai sottovalutata e implicitamente favorita dalla diffusa indifferenza degli adulti verso le norme che prevedono il divieto di gioco ai minori e dalla mancata supervisione sulla navigazione online e l'assenza di un blocco dei dispositivi. Il gioco d'azzardo patologico è stato inserito nei livelli essenziali di assistenza. Chi ne fosse anche non direttamente coinvolto può rivolgersi alle aziende sanitarie locali, al servizio dipendenze dell'ASL Torino 3 e alla sezione spazio altrove con sedi a Collegno, Rivoli, Grugliasco, Beinasco, Giaveno, Avigliana e Torre Pellice.